Gli Omceo richiamano i medici a rispettare l'obbligo ECM. Arrivano dagli ordini di diverse zone d'Italia inviti a mettersi il prima possibile in regola con i 150 crediti necessari per non incappare in sanzioni e per non compromettere il rapporto di fiducia tra camice bianco e paziente. La formazione rappresenta, come dire, uno strumento fondamentale perché il medico adegui le sue conoscenze a quelle che sono le nuove scoperte della società. Da Bari è venuto fuori un forte richiamo a misurare questo valore, che è quello della formazione, di renderlo ovviamente pubblico, così come è importante riscoprire alcune best practice che sono in atto oggi nel nostro paese. Richiamavo poc'anzi l'esperienza lombarda, dove la gestione della cronicità avviene attraverso un patto sottoscritto proprio tra il medico e il cittadino, che organizzi il suo percorso di cura e il suo percorso assistenziale e poi attraverso una società di servizi gestisca anche gli aspetti organizzativi. Io credo che la gente ha bisogno di certezze, di riferimenti. Il medico di famiglia credo che sia il punto centrale per svolgere questa attività. Come presidente di ordine di Torino in particolare, noi stiamo dedicando un sacco di energie, anche di investimenti economici alla formazione. Il problema dell'ECM è un po' che a un certo punto è stata vissuta come la raccolta punti, cioè io devo raccogliere quei punti per essere a posto e allora faccio questo corso o quell'altro e magari non mi interessa. Va ribaltata questa cosa qui, la formazione deve essere strettamente finalizzata all'operatività, a quello che facciamo. Allora uno strumento per fare questo può essere quello di non limitarci alla formazione o in aula o FAD, che comunque va fatta, ma aggiungere la formazione sul campo, che viene ancora poco fatta, cioè garantire una buona quota di crediti per le attività che facciamo, diciamo così, tra virgolette, al letto del malato, per capirci, negli ambulatori, anche come ricerche originali. Allora questo farebbe cambiare la situazione. Diceva appunto formazione anche magari via FAD, dove però insomma, diciamo, l'aspetto positivo è che dove si possono acquisire anche queste competenze, magari non facili da trovare, sulla comunicazione, questo tipo di cose. È importante quindi fare questo tipo di approfondimento. No, assolutamente, è impensabile che con la velocità con cui cambiano le nozioni che c'è in medicina, ma ci sono in tutte le, come dire, in tutte le aree scientifiche in questo periodo, è impensabile che noi non si debba annualmente riqualificarci e reinformarci e ristudiare. Questo sicuramente è un nostro dovere.